Giornata di vaccinazioni, l'intero weekend qui al Teatro Tenda, stamani sono in programma i richiami. Sì, sono in programma i richiami, in mattinata circa 250 di Pfizer e 60 di Moderna, per cui in mattinata faremo circa 300 vaccinazioni. Ecco, dottor Nascola, chi sono le fasce interessate questa mattina? Ricordiamo, sono su prenotazione perché ovviamente è il richiamo. Sì, sono le fasce che hanno fatto la vaccinazione 21 giorni fa per quello che riguarda il Pfizer e 28 giorni fa per il Moderna, e sono le fasce dove c'erano le persone fragili, le persone che avevano una fascia d'età oltre 70 anni e, diciamo così, caregiver. Vediamo che comunque l'adesione degli aretini è sempre molto importante, in tantissimi scelgono di vaccinarsi per combattere questo virus che ci sta tormentando da tempo. No, per la verità, rispetto al numero di prenotazioni c'è quasi praticamente la totalità della presenza, nel senso che tutte le persone che sono prenotate vengono regolarmente all'orario programmato, e devo dire che non mi è nemmeno capitato qualche assenza determinata da motivi diversi, tipo una persona che non stava molto bene e che non è venuta. Noi abbiamo consumato tutti i giorni tutte le dosi a disposizione. Ecco, le palesano qualche preoccupazione o comunque sono tutti molto convinti, arrivano qui tranquilli? No, hanno tanta voglia di vaccinarsi perché hanno tanta voglia di tornare ad essere liberi, di tornare a potersi frequentare, di poter uscire, quindi, e nello stesso tempo sono anche a conoscenza che la malattia di per sé in alcuni casi è veramente una malattia molto pericolosa. Da medico, una pandemia, trovarsi nel pieno di una pandemia adesso finalmente in una campagna vaccinale, qual è la sensazione? Devo dire che nella mia pur lunghissima carriera, diciamo così, di medico, non mi ero mai ritrovato in una pandemia. C'erano stati dei momenti tantissimi anni fa, quando ancora per esempio non veniva fatta la vaccinazione per il morbillo, che c'erano tantissimi bambini ammalati di morbillo, però la statistica dei casi che diventavano complessi era veramente molto bassa rispetto a quella da Covid-19.